Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 34 anni, sono un'attrice e ho il cancro. Questa è la mia storia. Eccoci in ritardo all'aggiornamento dei... Aspetta. Doppio aggiornamento del settimo e ottavo mese post intervento di mastectomia, di cura di Decapeptyl e Tamoxifene. Allora, innanzitutto ho fatto gli esami, sono andati abbastanza bene e sono molto contenta. Anche l'ecografia è andata bene, ecografia al seno destro, mi hanno trovato una piccola ciste, ma niente di che al seno, e quindi sono abbastanza contenta. Però non sono stata benissimo quest'ultimo mese perché a ridosso della puntura, no, non sono stata molto bene. Ho avuto molti mal di testa, nausea, un po' di fastidi. Niente di eclatante, niente di che, però ci sono e io ve li dico. Mi sono fermata con gli allenamenti perché il corso in palestra che stavo facendo è finito e mi sono fermata anche un po' con pallavolo perché non ho avuto possibilità di andare tra Roberto che era malato, eccetera, eccetera, e quindi sono ingrassata. Porca pazza. Nel senso che non devo ingrassare. Allora, la nutrizionista mi ha detto che il peso che avevo a luglio, che è leggermente diverso da quello che ho adesso, era perfetto. Morale della favola, ve la faccio breve. Da luglio a dicembre ho preso 5 kg. Forse un po' troppi, però adesso mi sto rimettendo in forma, assolutamente. Ne ho già perso uno. Evviva! Quindi devo vedere se riprendendo a fare esercizio e a stare lontani dalle cose del Natale, tipo, riesco a ritornare nel mio range di peso ideale. Non vi dico quale perché ognuno ha il suo, c'è chi mi manda a quel paese per quanto peso adesso e c'è chi invece pensa magari che il peso che avevo prima era anche troppo. Quindi non voglio entrare nel merito del peso specifico, dico solo che per quello che dovrei essere io sono ingrassata. Quindi adesso mi sto mettendo sotto, sto facendo esercizi, sto facendo camminate, le camminate fanno tantissimo, tantissimo, davvero tanto. E ho fatto un po' di esercizi che mi hanno però dato un po' di fastidio all'espansore. Oh, mannaggia! Cioè questa valvola dell'espansore che a volte è davvero fastidiosa. Però pian piano ci abituiamo anche a questo. Quindi, obiettivo del 2019, anzi non del 2019, di febbraio, è perdere un tot di chili. A gennaio sono riuscita a perderne uno. Vediamo se riesco ad andare avanti. Incrociamo le dita come al solito.